Voci dal coro a cura della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda, una produzione Radio Più Roma. Il rito ed il bello musicale possono assolutamente convivere, anzi ritengo possano combaciare alla perfezione l'essenza di Dio, vissuta nella spiritualità più profonda. Dio è amore e bellezza, Dio è consolazione nei momenti più bui e tristi della nostra esistenza. La musica è l'arte per eccellenza che riesce più di tutti ad avvicinarci a quella sensibilità divina e allo stesso tempo umana che rappresenta nostro Signore. Il bello della musica è proprio questo: rivolgersi a Dio con un linguaggio puro e semplice, come quello musicale, capace di scuotere anche l'animo più ostinato a perseverare nel peccato. Vivere il rito, la fede, con il bello musicale, ci consente di relazionarci meglio non solo tra noi cristiani, ma soprattutto con Dio. La bellezza del creato è sicuramente un fattore che ci spinge ancora di più ad ammirare il Signore nelle sue parole, nelle sue opere, nelle sue azioni verso l'umanità. L'arte è sicuramente una delle forme più sublimi che ci avvicina a Dio nella sua perfezione divina. Coltivare il bello della musica risulta quindi fondamentale per poter instaurare un rapporto costruttivo con il Signore. Leggere, scrivere e suonare uno spartito musicale manifesta in maniera ancora più particolare i sentimenti di un uomo o una donna, fragili o forti che siano. Il rito, d'altro canto, ti permette di rendere ordinario e quotidiano il tuo rapporto con Dio in tutte le sue forme, dal dialogo alla preghiera. L'incontro tra rito e bello musicale è un modo per poter comunicare la nostra essenza più pura a Dio. Manifestarsi a Lui, così come siamo, ci rende liberi di poterlo accogliere e accettare senza vincoli, senza pretese, ma con tanto amore. Vivere la vita con Dio ha un sapore diverso. Anche quando tutto sembra andare male, sappiamo che Dio non ci abbandona e la musica è un modo per farci sentire che Lui c'è ed è qui con noi per ascoltarci. La musica ci porta ad accogliere Dio nei nostri cuori in maniera coinvolgente. Come Gesù, la musica può essere accolta come una forma di preghiera che meglio di tutti può farci esprimere i nostri stati d'animo a Dio.